È Giovanni Bruzzaniti il prossimo colpo in entrata del Pineto targato Mirko Cudini. L'attaccante esterno di proprietà del Crotone nelle prossime ore potrebbe cambiare maglia e arrivare in Abruzzo per posizionarsi idealmente sul fronte mancino della linea d'attacco biancazzurra. È sempre stato lui, Bruzzaniti, il profilo ideale scelto giorni fa dal direttore sportivo del Pineto Di Giuseppe per completare una prima linea rivoluzionata fino a questo momento. Se arrivasse davvero, Bruzzaniti sarebbe il terzo colpo su quattro in quella zona di campo. Evidente la volontà di dare una fisionomia differente ad una squadra che ha già portato a casa Nando Del Sole e Luca Fabrizi, oltre al portiere Marone. Col Crotone adesso va trovata l'intesa, visto che Bruzzaniti ha un contratto coi pitagorici fino al 30 giugno del 2026. Possibile che l'affare si possa chiudere con un prestito, inserendo diritto o obbligo di riscatto a determinate condizioni. Il fine settimana dovrebbe essere quello decisivo, anche considerando che lunedì il Pineto inizia ufficialmente la stagione 2024-2025 con raduno allo stadio Mastrangelo di Montesilvano e poi il via alle amichevoli estive, la prima delle quali, dopo qualche giorno di preparazione, sarà contro la Folgore Delfino Curi. Dopo Bruzzaniti, fare i puntati anche sull'esterno di difesa è un occhio di riguardo, ormai già da un po' di tempo. Il Pineto lo dà a Gianfranco Giulio Dori, che all'Aquila nella seconda parte di questa stagione ha stupito tutti per intensità e capacità di non sentire affatto, malgrado la giovane età, il salto dall'eccellenza alla quarta serie. Il Pineto dunque gli darebbe l'opportunità di misurarsi immediatamente con un campionato professionistico. Da qualche settimana Giulio Dori era finito sul taccuino del DS pinetese, adesso potrebbe essere arrivato il momento dell'affondo decisivo. Poi sarà anche la volta delle uscite, che potrebbero riguardare vari fronti, specie considerando la capacità di adattamento al 4-3 di Mirko Cudini, e di conseguenza non sono escluse sorprese, anche considerando che i nuovi arrivi potrebbero spingere alcuni protagonisti della stagione appena andata agli archivi a cercare spazio da un'altra parte.